Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Oggi la Chiesa celebra la 57ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Dice Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Christus Vivit, nel discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa o in altre forme di consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la certezza che se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla tua vita. Disponiamoci all'ascolto profondo della voce del Signore, che chiama ciascuno di noi per nome, grati per la vocazione da Lui ricevuta e fiduciosi nella sua continua chiamata a spendere la propria vita per amore degli altri. Vogliamo dare inizio a questa Eucaristia chiedendo perdono al Signore per i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Signore, mi ama. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio potente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
possesso della gioia eterna, perché lui nel gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza,
ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le opere. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
ha ricordato sino a che punto Gesù tenesse ad essere pastore. Certamente non a chiacchiere, non con belle promesse, ma addirittura con il dono della propria vita. Inoltre, egli ha provveduto anche a quanti dei secoli avrebbero accolto il suo dono, istituendo la Chiesa, che è il suo gregge, con i relativi pastori, appunto i vescovi, i sacerdoti. Nel Vangelo di oggi Giovanni ci parla e prospetta la possibilità che non tutti lo siano con la dedizione a cui egli è modello. Sviluppando la metafora del gregge, afferma: io sono la porta delle pecore. Magari uno chiede: ma come la porta? Cioè, come mai questo uomo Dio è la porta dell'ovile? E aggiunge: chi vi entra per la porta, cioè approvato da me, ci sta dicendo Gesù, in sintonia con me, è pastore delle pecore. Mentre chi vi entra da un'altra porta è un ladro e un brigante, che non viene se non per rubare, per uccidere e distruggere. 2000 anni di storia, amici miei, stanno a dimostrare quanto fossero fondate queste cose. I secoli cristiani traboccano di pastori mirabili, interamente dediti al bene dei fedeli, al punto non raro, di dare per loro la vita. Si pensi a tanti vescovi e sacerdoti santi, quando non addirittura amanti, e agli ancora più numerosi che, pur con i limiti della loro umanità, si sono spesi senza riserve nel adempimento delle loro missioni. Insieme con loro, però, dobbiamo ammetterlo, perché è così, se ne devono registrare anche che hanno inteso il proprio ruolo, magari come un mezzo per affermare se stessi. Allora questi non li possiamo chiamare propriamente pastori, però pseudo pastori. Conoscendo la natura umana, è possibile che di tali ce ne siano tuttora, e altri ci saranno. Gesù lo sapeva bene. Lo sapeva bene Gesù, e come? L'ha potuto constatare tra gli stessi discepoli che ha personalmente scelto. Uno l'ha tradito, l'altro l'ha rinnegato 3 volte, e nel momento della prova, come sappiamo tutti, gli altri sono fuggiti. Ai piedi della croce, per coronare tutto questo, i 12 non ne erano rimasti nessuno, se non solo Giovanni.
ha realizzato il progetto, il suo progetto sull'umanità. Avrebbe potuto scegliere una modalità diversa, però no. Lui ha voluto avere il bisogno degli uomini. Non solo, ha esaltato tutti a diventare anche loro, non solo pastori, però coloro che chiedono, che pregano il Padre, perché la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque, dice lo stesso Gesù, il padrone delle messe, perché mandi operai nella sua messa. Però prima di concludere la mia riflessione, vorrei rivolgermi per un attimo a quello che c'è, avete visto già, scritto dietro a me. Chi ha le sue pecore, ciascuna per nome. Ma come fa questo Dio a chiamare per nome? Perché Dio conosce tutti. Ci conosce per nome. E quando ha chiamato me, mi ha chiamato per nome. Sapeva pronunciare il mio nome. Quando ha chiamato i miei confratelli sacerdoti, e anche il diavolo, naturalmente, li ha chiamati per nome. Quando ha chiamato i miei confratelli chierici, studenti, che sono presenti con noi, li ha chiamati per nome. E li ha guidati ad aprire il loro cuore per ascoltarlo e creare una relazione con lui. Perché? Perché Dio vuole che lavori in mezzo al suo popolo con le persone come noi. Allora, anche a voi che ci servite, anche a voi avete risposto, anche a voi Gesù ha chiamato per nome. Vi ha chiamato e voi avete risposto a questa chiamata. E state vivendo la vostra vocazione. Quelli che sono ancora piccoli o giovani, magari hanno bisogno di ascoltare con più attenzione per vedere e capire questo Dio cosa vuole da loro. E proprio per concludere, come dicevo prima, questa mia riflessione, oggi che è la giornata mondiale di preghiera per l'educazione, voglio leggere il numero 143 dell'esortazione apostolica Christus Vivit, il nostro buon fratello Daniele, all'inizio di questa trasmissione ci ha letto già un'altra parte come introduzione. E questo 143 dice così: cercare il Signore, custodire la sua parola, crescere nelle virtù, rende forte il cuore dei giovani e dei meno giovani.
Senza questo mezzo noi non potevamo trasmettere, non potevamo entrare nelle vostre case. Ci siamo connessi con voi. Mantenere la connessione con Gesù. Essere in linea con Lui. Perché non crescerà nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente. Non confondete, dice il Papa Francesco in questa esortazione, non confondete la felicità con un divano. Lasciate sbocciare i sogni e prendete decisioni. Datevi al meglio della vita. Adesso vogliamo fare insieme la professione di fede. Credo che non sono Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. O Pastore eterno, guida e protegge i tuoi figli. O Pastore eterno, guida e protegge i tuoi figli. O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. Per la comunità ecclesiale sia come educazione e crescita nella fede, sappia coltivare il germe di ogni vocazione per il regno dei cieli, preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. Per le famiglie cristiane, accolgano con gioia.
O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. Per quanti odono la voce del Signore, siano scevoli e appassionati, capaci di far risplendere la bellezza e la santità della Chiesa. Preghiamo. O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. Vogliamo aggiungere a queste intenzioni e con l'intenzione che vorrei chiedere voi a pregare per noi di questa comunità, sia i sacerdoti, il diacono, vorrei chiedervi di pregare per tutte le comunità delle suore che ci sono qui alle Cotorto, perché il Signore veramente sarà sempre Lui a darci la via, a darci la luce per poter camminare e rispondere sempre sì a quello che chiedi. Per questo preghiamo. Pastore, vogliamo pregare per i nostri defunti, nuovi Antonio e famiglia, Aristeri e Renato, Gentile Ambra, nell'anniversario, quindicesimo anniversario, e poi vogliamo pregare anche per una intenzione che mi hanno chiamato proprio poco prima che sono sceso per celebrare l'intenzione personale di una persona che ci ha chiesto questa preghiera. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Thank you.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore è benedetto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, oh Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è onorato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua vita.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, te ne rese grazie con una preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Quando siamo alla tua morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella ricchezza della tua vita. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e il suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e Santa Chiara, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai reputato. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita in onore. Ricongiungete, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli avuti e dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e Dio si possa Ed ora, coloro che stanno partecipando a questa celebrazione eucaristica via video potranno fare la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Thank you.
Preghiamo. Custodisci benigno Dio tuo Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Prima di concludere questa Eucaristia, volevo ricordarvi, cari amici, famiglie, che ci seguite ogni settimana, non solo con la messa, però anche ogni mercoledì, che ci sarà il rosario anche questa settimana alle ore 21. E poi questa settimana ci sarà un altro appuntamento. Perché? Perché venerdì 8 maggio ci sarà la supplica della Madonna di Pompei. Questo vuol dire che noi a mezzogiorno, venerdì, faremo insieme, o preghiamo insieme, meglio, la supplica della Madonna. Va bene? Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Che benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Messa è finita, andate in pace. Vediamo.